Non posso credere che non me l'abbiano detto. Ci tenevo a quella festa. C'erano tutti. Ma sì, sarà stata una festa come tante. Non ti sei persa niente. Piuttosto, che ne dici di andare ai giardini questo pomeriggio? Oggi non sono in vena. So io come tirarti su. Ho qualcosa per te. Guarda qui. Ti sta benissimo. Sì, è così. Comunque, ieri sera è stato un delirio. No, Fra, davvero. C'eri quando Roberto è caduto nella siepe? Sì, era devastato. Ciao, raga. A proposito della festa, guardate un po' chi c'è lì. A vederla mi passava la voglia di far festa. Fortuna che non l'hanno invitata. Dai, lasciatela stare. La festa non è stata neanche un granché. Che ti fa strano. Sì, ma l'avete vista, dai, so. Ma cosa vogliono questi? Lasciali perdere. Wow, che bel disegno. Grazie. Dai, forza, torna a giocare. Guarda che i tuoi amici ti chiamano. Non preoccuparti. Io mi chiamo Diego. E tu come ti chiami? Emily. Dai, lascia perdere quella tipa. Ciao, Emily. Quelli sono degli stupidi. Lasciali perdere. Dai, andiamo via. Diego, Diego, non si arriva al primo appuntamento in ritardo. Guarda che non è un appuntamento. Beh, se lo dici tu. Guarda chi sta arrivando. Beh, vi lascio soli. Ehi! Ehi! Scusa per il ritardo, il mister non ci lasciava andare via. Non preoccuparti. E come va? Bene, grazie. Tu? Tutto a posto. Come sono andati gli allenamenti? Ah, sono tutti stressati. Come mai? Comincia il campionato. Il mister ci fa impazzire. Quando hai la prima partita? Tra un paio di settimane. Wow. Vuoi uscire con me? Ma smettila. Scusa, con chi stai parlando? No, stavo solo tossendo. Ti va se andiamo a fare due passi? Ciao. Ti stavo cercando.
Ah, vedo che ti piace leggere. Sì. E qual è il tuo libro preferito? Al momento I fiori del male di Baudelaire. Ma dai, a proposito di fiori. Vedo che indossi sempre quella collana col girasole. È stupendo, grazie. Non lo sai anche a me. Perché l'hai fatto cadere? Vattene. Tutto bene? Sì, sì, non preoccuparti. Ho girato da tutte le parti. Immagino. E alla fine non l'ho trovato. Oggi è stato veramente stancante. E la verifica com'è andata? È andata male. Era proprio difficile. Se hai bisogno chiedi pure. Sai che adoro la matematica. Oh, occhio. Attenta! Cosa è successo? Niente, non ti preoccupare. Sei sicura di stare bene? Sei un po' strana. Ti va di dirmi cosa succede? C'è una cosa che non sai. So che può sembrarti strano, ma fin da quando sono piccola ho sempre avuto un'amica immaginaria al mio fianco, con cui parlo e mi confido. Anche lei mi risponde. È praticamente la mia migliore amica e mi aiuta nei momenti difficili. Sono consapevole che non sia reale, ma ormai fa parte della mia vita e non posso farci niente. Qualche volta però mi dimentico che è solo la mia immaginazione. Prima ho preso paura e ho urlato perché lei stava camminando accanto a me e pensavo che la bici l'avesse investita. Per questo ho cercato di tirarla verso di me e quando non sono riuscita ho urlato. Questo è il simbolo della mia stranezza. Vuoi che te la presenti? Va bene. Ti va di conoscerlo? Sarebbe molto felice di parlare con te. Vorrebbe sapere qual è il tuo fiore preferito. Il mio fiore preferito? Il gelsomino. Il tuo? Beh, ovvio, il girasole. Ah, beh, sì, mi sembra ovvio. Ti sembro tanto strana? Sì, tantissimo. La cosa più strana che io abbia mai visto. Attento, vai piano. Guarda che c'è anche lei. Oddio, scusa, anzi, scusatemi, ho una cosa da fare. Ci vediamo. Sei ancora triste per Diego? Dai, sorridi, sennò il ritratto viene male. Sì, scusa. Oh, guarda. C'è Diego. Ciao. Posso sedermi? Ciao. Scusami se me ne sono andato in quel modo l'ultima volta. Non sapevo come reagire. Sono stato uno stupido. Non preoccuparti, posso capire. Anzi, scusami tu, non volevo spaventarti. Mi dispiace, mi serviva un po' di tempo per pensarci. E volevo anche chiedere scusa a Avery per come mi sono comportato. Tranquillo, non penso se la sia presa. Bene, io sabato vado a un concerto. Se vuoi, se sei libera, ti va di venire con me?
Ovviamente l'invito vale anche per Reverie. Mi piacerebbe molto. Sì, piacerebbe molto.